Buonasera. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha conferito 3 Bike Smile alla città di Sassuolo. L'iniziativa, che va a valutare il grado di ciclabilità dei comuni italiani, attribuisce alle località un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di parametri vari. Sassuolo, entrata nel circuito nel 2019, lo scorso anno era passata da 2 a 3 Bike Smile, grazie ad azioni come il PAMS, il Biciplan e la realizzazione di nuove ciclopedonali. La polizia locale di Sassuolo ha arrestato un 43enne irregolare sul territorio, colto in flagrante mentre spacciava cocaina nei pressi del parco Tassi. Gli agenti, dopo la perquisizione personale e domiciliare, hanno recuperato altri 6 ovuli di cocaina, 24 grammi di hashish, 4 telefoni cellulari, un bilancino di precisione e 1.860 euro in contanti. L'arrivo di Hector in questi mesi, ha commentato il sindaco Gianfrancesco Menani, ci ha dato la possibilità di un'accelerazione dei controlli. Contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ringrazio la polizia locale che ancora una volta ha dimostrato di essere un punto di riferimento sicuro al contrasto alla illegalità e alla criminalità sul territorio. Un gruppo di soci del Lions Club Sassuolo ha donato questa mattina un consistente numero di generi alimentari all'Emporio Il Melograno. Le volontarie dell'associazione, che in questo mese hanno lanciato l'invito a donare una spesa pari a quella effettuata alla propria famiglia, hanno ringraziato il presidente Roberto Nesci e gli altri soci intervenuti. Saldo nettamente negativo tra morti e nati nel mese di aprile a Sassuolo. Come comunicato dall'ufficio Anagrafe, le nascite sono state 17, i decessi 54, di cui 32 maschi e 22 femmine. Solo 2 i matrimoni celebrati, uno in chiesa e uno con rito civile. Ed ora passiamo allo sport. Ripartono le attività agonistiche dello Sporting Club legate al tennis. I dettagli nelle parole di Massimo Nicolini e del direttore Andrea Sarti. Riparte l'attività dello Sporting, riparte soprattutto con dei tornei che hanno anche delle firme eccellenti. Sì, guarda, quest'anno ripartiamo finalmente dopo questa pandemia che ci ha lasciato comunque giocare a tennis. Il tennis è andato avanti, quindi con l'agonistica siamo sempre stati pieni di ragazzi che si sono allenati, e proprio verso i ragazzi dell'attività giovanile che noi negli ultimi anni ci siamo, diciamo, orientati. E quindi l'estate sarà ricca di tornei per l'attività giovanile. Ci sarà il Tennis Europe confermato Under 14 nel mese di luglio. E poi abbiamo una sorpresa: abbiamo chiuso con la Rafa Nadal Academy una data importante, farà un torneo qui da noi, Under 16, che ci sarà a fine maggio, insieme a un altro torneo giovanile Under 12 e 14. Completeranno appunto questa settimana, da fine maggio alla prima di giugno. Saranno 10 giorni molto interessanti, dove verrà tutto lo staff della Rafa Nadal Academy, sarà qua con noi per far giocare i ragazzi dalla mattina alla sera, per far provare anche ai nostri la sensazione di giocare con i metodi, insomma, spagnoli. E questo sarà affiancato alla nostra attività del progetto Pro, che sta andando molto bene e avanti. E quindi sarà, insomma, un'estate ricca di attività, soprattutto giovanili. Poi passeremo all'autunno. Beh, l'autunno comincia per A. L'autunno comincia per A, è confermata la Serie A, che poi presenteremo più avanti. E i gironi sono confermati completi, quindi pre-pandemia. Quindi saranno 2 mesi molto intensi. Ci teniamo molto, abbiamo rinforzato la squadra, e quindi ci teniamo molto a questo evento, che per noi è l'evento clou dell'anno. Quest'estate faremo anche attività complementari a questo progetto Pro, che è iniziato quest'anno insieme a queste 2 persone, Francesco De Laurentiis, che è stato un head coach dalla Tennis Piatti Center, e Stefano Ramponi, anche lui è preparatore atletico uscito dal Piatti Tennis Center. E faremo tanti stage orientati proprio a chi vorrà venire anche da fuori a fare settimane o 15 giorni qui da noi, appunto per perfezionare, insomma, il livello agonistico del tennis. Noi siamo sempre aperti, ci fa molto piacere essere a Sassuolo e fare le cose nella città di Sassuolo. Avere la città di Sassuolo in Serie A per noi è un grosso lustro, un grosso onore, tant'è che il comune molto volentieri ci dà sempre il patrocinio, è sempre pronto a sostenerci, e questo, insomma, ci rende orgogliosi di far parte della città. Massimo, si riprende e nel
nell'obiettivo come breve, nell'obiettivo breve ci sono la ripartenza dei tornei che voi fate per la maggiore, cioè B1, B2 eccetera. Esatto, domenica prossima ripartiamo con le squadre maggiori, quindi con la B2 maschile, la B1 femminile e la B2 femminile. Due domeniche fa siamo partiti con la C femminile e poi dal prossimo weekend ripartiranno anche tutte le seconda fase delle giovanili e abbiamo fra under 12 e 14 abbiamo parecchie squadre, 7-8 squadre da portare in giro. Voi in linea di massima non vi siete quasi mai fermati, come sono andate le cose? Ma pur nella pandemia sono andate bene, l'agonistica poteva giocare con tutti il rispetto delle distanze, dei protocolli di sicurezza e tutto, abbiamo continuato l'attività senza mai fermarci, andando sinceramente alla grande. I ragazzini sono stati tutti molto bravi perché hanno rispettato quelli che erano tutti i canoni per poter fare l'attività in sicurezza e continuare gli allenamenti. Obiettivi a breve con le squadre, provare sicuramente a rimanere ma anche a essere promossi nelle categorie maggiori. E non bisogna mai darsi dei limiti, anche perché anche se le altre squadre magari sulla carta sono più forti, la palla è rotonda e fino all'ultimo non si è mai detto. Abbiamo guardato ieri la finale di Madrid fra Berrettini e Zverev, sembrava indirizzata verso la vittoria di Berrettini, purtroppo non è nata così, però l'altro è stato più bravo, però fino all'ultimo non si è mai detto. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento lunedì. Buona serata.